Polifemo Eventi è a Crispiano. Nel ridente comune della provincia di Taranto si festeggia il centenario della nascita di questo comune, un momento di gioia, di giubilo per tutta la comunità, e si faranno le cose in grande stile a partire dal corteo storico con la banda di Crispiano e poi tutta una serie di eventi anche religiosi che culmineranno nel gran concerto, quindi degli eventi legati appunto alla tradizione di Crispiano con anche ovviamente il suo riferimento religioso. Beh, vedete, è bello assistere ad una comunità unita. Ma iniziamo subito ascoltando il primo cittadino, Luca Lopomo. Sindaco, e festa, auguri. Grazie, grazie mille. Le do buon compleanno, lei ovviamente non ha 100 anni, molti di meno. Sì, 48 alla la metà, insomma. La metà è una bella giornata di festa, e tutta una comunità che festeggia questo traguardo dei 100 anni. L'abbiamo preparato insieme a tutte le associazioni del territorio, le associazioni scolastiche, le associazioni religiose, e tutti hanno voluto dare un contributo in quest'anno. E adesso questo gran corteo ci porterà a sfilare nella via che prende il nome dalla giornata in cui 100 anni fa fu proclamata l'autonomia del comune di Crispiano. La pietra miliare, diciamo. Via 14 novembre. E poi davanti alla chiesa di San Francesco, che è proprio di fronte a questa via, insieme a Monsignor Fragnelli, vescovo di Trapani, che è crispianese di nascita, benediremo la capsula del tempo, un capasone tradizionale in cui avremo tempo tutto l'anno 2019 fino al 14 novembre 2020 per lasciare in questa capsula del tempo tutte le cose a memoria del nostro comune, delle associazioni, cittadini, chiunque vorrà lasciare qualcosa di importante che poi verrà riaperto fra 50 anni, nel 150esimo del comune. Quindi eventi legati alla storia, legati alle tradizioni, il sentimento religioso con la celebrazione e la benedizione, il momento artistico musicale con il gran concerto che si terrà presso il teatro comunale, e poi abbiamo sentito la grande torta. Sì, innanzitutto il concerto che ci ha regalato anche una grandissima professionista, la soprano Tonia Cifrone, anche lei originaria di Crispiano, insegnante al Paesiello, famosa con tournée per la sua musica lirica in tutto il mondo, e ha voluto regalarci questo concerto insieme al maestro Cuccaro al pianoforte, e quindi saremo tutti quanti in teatro, e alla fine ci sarà una bellissima torta che è stata offerta dall'Istituto Elsa Morante, un'eccellenza crispianese, alberghiero di Crispiano, e insieme che alla Proloco, che cominceranno a farci assaggiare anche e a farci sentire un po' di aria natalizia con le pettole e altre cose tradizionali. D'altronde è bello vedere unite istituzioni e associazioni. Il cuore di questa comunità, io l'ho sempre detto, è proprio la ricchezza delle sue associazioni. Da sempre la Proloco di Crispiano, Amici da Sempre, adesso me ne dimentico sicuramente qualcuno e si offende. E vabbè, capita di dimenticare. Le associazioni d'arma che questa mattina ci hanno regalato un'emozione grandissima con questo progetto fatto con gli alunni della scuola Severi, in questo libro I miei primi 100 anni, al quale hanno partecipato eccellenze del comune di Crispiano, come appunto Monsignor Fragnelli, che ha incontrato i bambini e hanno lasciato una testimonianza, il prefetto Tagliente, che sarà anche questa sera con noi, il magistrato Franco Ippolito, l'astrofisico Blasi, tutte eccellenze crispianesi, Marta Pizzicallo, un'attrice. Orgogliose queste eccellenze delle proprie origini, del legame profondo e indistruttibile con la terra natia. Sì, un grande orgoglio che è anche importante da tramandare e da lasciare alle nuove generazioni, perché un bambino, un ragazzo crispianese deve sapere che dal suo paese, dalle sue origini, ci sono eccellenze che hanno fatto parlare di loro in tutto il mondo. Questo sta a significare che chiunque a Crispiano, come in ogni parte del mondo, sia volontà, forza, voglia, può arrivare a qualunque traguardo nella sua vita. Thank you.
Marco Gabellone, vice sindaco di Crispiano, nonché titolare della delega assessorile al bilancio. Beh, le sue sensazioni, il suo stato d'animo? Beh, sono molto felice di rappresentare la comunità in questo momento storico innanzitutto. È un momento, è una giornata in cui bisogna festeggiare, per cui tutti i problemi che affliggono la comunità vanno messi da parte e va semplicemente festeggiato un giorno stupendo, che è quello appunto dei 100 anni, il compleanno dell'autonomia di questo comune. Partire dalle origini per come dire, puntare i piedi sul presente, nel presente, e guardare avanti al futuro. Assolutamente, se non si guarda indietro e non si affondano le radici nel passato, non si può guardare avanti con serenità. Bisogna conoscere la storia di questa comunità è una storia molto ricca di tradizioni, e noi l'abbiamo fatta nostra e andiamo avanti e guardiamo avanti con molta fiducia, insomma. L'assessore Angelo Fragnelli, assessore del comune di Crispiano alle attività produttive, al commercio, e ora anche titolare delle deleghe all'associazionismo e allo spettacolo. È un momento importante. È soprattutto bello, piacevole vedere che tante personalità che hanno raggiunto livelli apicali in vari settori oggi hanno deciso, oggi 14 novembre, hanno deciso di onorare la propria appartenenza al territorio. Certo, Crispiano ha sempre vissuto e vive tuttora un periodo di fervore nel tirar fuori personalità di rilievo in campo musicale. Abbiamo avuto modo anche quest'anno di celebrare i nostri ragazzi che sono diventati importanti all'estero. Abbiamo fatto quest'estate abbiamo fatto un concerto con Nico Morelli, che è un pianista, un jazzista che vive ormai a Parigi. Abbiamo anche altri ragazzi. Questa mattina abbiamo avuto personalità importanti, quali l'ex prefetto Tagliente e tanta gente. Crispiano, diciamo che è sempre stata un luogo di crescita, no? di cultura, di anche di professionalità, e soprattutto il clima che si vive, che è quello che poi vedete anche in questo momento. Un clima naturale, un clima genuino. L'associazionismo è molto forte e molto presente, abbiamo forse più di 50 associazioni in un paese come il nostro, più o meno sono rappresentate. Molto alta la percentuale rispetto al numero degli abitanti. Assolutamente. Quindi, segno di vivacità. Esattamente, e questa è la forza di questo paese. Allora, io seguo un po' lo spettacolo da quando ci siamo insediati, anche l'associazionismo, e stiamo tirando fuori l'albo delle associazioni, la consulta, tutto quello che serve per mettere in moto sempre più l'associazionismo. Il fatto di aver integrato anche ora in una delega le attività produttive con il commercio, l'associazionismo e gli eventi è importante, perché è un mix di competenze che devono lavorare insieme per creare sviluppo per il paese. Questo è un po' quello che ci consente e ci dà la forza di portare avanti tutta questa attività. L'assessore Alessandro Saracino, assessore all'ambiente del comune di Crispiano, un momento per stare insieme, un momento in cui voi come amministratori siete a fianco ai cittadini, e in questo intento, in questo sforzo, come dire, unitario, si fa crescere il paese. Buonasera, sono contento di questa giornata. È importante festeggiarlo in questo modo. Abbiamo cercato in quest'anno di massimizzare la partecipazione proprio di tutta la comunità, e questo corteo di oggi con le associazioni ne è un esempio lampante, perché oggi è la festa del comune di Crispiano, e il comune di Crispiano è
composto da tutta la comunità e non solo dall'amministrazione e non solo da alcuni cittadini. Beh, siamo con gli amici degli arcieri, arcieri dello Ionio, vediamo lo striscione, lo stendardo e siamo con Antonio Fusti che è il presidente del comitato regionale. Le associazioni vogliono festeggiare insieme alle istituzioni questo momento, oggi si è tutti uniti. Assolutamente sì, è un evento per tutte le associazioni, per tutta la città di Crispiano. Ovviamente noi apriamo questo corteo in memoria del nostro caro compagno di avventura Franco Santoro, quindi ne siamo onorati, assolutamente sì. Luciano Paciulli, presidente della Proloco di Crispiano, riflettevamo sul fatto che l'associazionismo qui a Crispiano è davvero una fucina e la Proloco ovviamente ne è, come dire, l'associazione capofila. Parliamo di questo centenario, come vi siete organizzati, insomma vediamo un po' il vostro apporto. Allora, la presenza delle associazioni è molto importante in una comunità. Crispiano fortunatamente ne ha abbastanza, sono tantissime di vario genere, da quelle culturali, quelle sportive, quelle di svago, associazione d'arma. Noi come Proloco questa sera a termine della serata offriremo a tutti i presenti la tipica pettola, ecco, avviamo anche con questa serata la stagione natalizia, stagione natalizia, sì, ormai il prodotto che apre le feste natalizie. C'è collaborazione anche di altre associazioni, perché offriremo anche del vino locale. L'Istituto Alberghiero ha preparato questa mega torta del centenario. Quindi dopo un po' di strada che faremo nel paese, dopo, diciamo, i momenti istituzionali, il momento del teatro, il momento dei festeggiamenti veri e propri. Sì, perché alla fine, come ben sappiamo, la tavola unisce un po' tutti quanti. D'altronde un compleanno senza torta non esiste. Non sarebbe anche una festa senza torta. Bene, ci godremo questo evento e naturalmente ci gusteremo la torta. Un tocco di internazionalità a Crispiano, okay, per questo centenario, con l'associazione peruviana presente qui a Crispiano. Beh, con le loro maschere hanno voluto dare colore e folklore all'evento. E allora parliamo di voi, della vostra comunità peruviana. Buonasera a tutti, auguri a Crispiano per 100 anni di sua indipendenza. Noi siamo italo-peruviani, siamo un'associazione culturale dove trasmettiamo tanto le tradizioni peruviane e cerchiamo l'integrazione dentro d'Italia, dentro del sud, la Puglia. Vediamo queste belle maschere, questi colori sfavillanti. Allora, lui rappresenta il diavolo, che è un ballo peruviano, proprio di Puno, alla Madonna della Candeloria, si chiama la Diabla del ballo. La bimba è l'Amazzonia proprio, con le strisce, i colorati, le piume, e lui praticamente la montagna, la parte della serra, dove sono tutti le striscioni colorati. Ci fate rivivere il Perù. Come no, purtroppo o magari per una fortuna siamo qui in Italia, quindi ci siamo integrati e ringraziamo a Crispiano che ci ha accolto tanto bene, quindi questo è il nostro omaggio a Crispiano per 600 anni. A
Arcangelo Tagliente, presidente dell'Associazione Nazionale del Fante. Beh, in grande uniforme onorate i 100 anni di Crispiano. Certo, è per noi un onore onorare fare, partecipare a questa giornata così importante per il comune di Crispiano. Noi siamo una sezione territoriale, facciamo parte della sezione nazionale, Associazione Nazionale del Fante con sede in Milano. Siamo 4 associazioni d'arma su Crispiano e quindi siamo, come dicevo prima, onorati di far parte di questo, di questa grande famiglia di associazioni, dove su Crispiano siamo 4 associazioni d'arma. Mi sta venendo il fiatone. No, non si preoccupi. Rincorrere il corteo. Il corteo e il microfono. E dicevo, siamo 4 associazioni d'arma. Tra queste c'è l'associazione LANSE, che è l'associazione nazionale sottufficiale d'Italia, poi ci siamo noi, ci sono i bersaglieri e anche l'associazione carabinieri. Quindi 4 associazioni che collaboriamo in toto. Tonino Bruno, presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il vostro contributo al centenario. Abbiamo, al di là della manifestazione di stamattina che ha fatto sul comune per la presentazione del libro, quindi le associazioni in arme, compresi i bersaglieri, abbiamo, il nostro contributo è questo. E poi stasera, in più, dopo la cerimonia, dopo la messa, ci sarà l'esibizione della fanfara dei bersaglieri di Crispiano. Siamo con il presidente dell'associazione ATO di Martina Franca, associazione trapiantati d'organo nonché vittime della strada, Onofrio Cavallo. Siamo qui sul pullman azzurro della polizia per una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. E niente, questa avviene ogni anno nel periodo di novembre, perché se si ricorda tutte le vittime della strada a livello mondiale, c'è la giornata mondiale sulle vittime della strada, pertanto questa qui avviene ogni anno nel periodo di novembre, che si svolge su, specialmente in Puglia. Sono 9 anni che il pullman azzurro della Polizia Stradale di Brescia, attraverso il Ministero degli Interni, fa arrivare questo pullman qui nella zona di Martina Franca e dei paesi dintorni in cui partecipano a questa manifestazione. Grazie a tutti, facciamo davvero un altro grande applauso per la banda Città di Crispiano che ci ha accompagnato in questo corteo. Io ringrazio vivamente tutte le associazioni che oggi hanno partecipato a questo gran corteo per il centenario. Abbiamo voluto fortemente che ad aprire il corteo però fossero gli Arcieri dello Ionio, il ricordo del compianto Franco, a cui farei veramente un grandissimo applauso. Una persona speciale, un grande dirigente, un grande
dipendente comunale, è un grande amico di tutti quanti noi. E naturalmente siamo qui oggi a fare questa cerimonia, grazie soprattutto anche alla presenza del nostro Don Pierino Fragnelli, facciamo un applauso anche a lui, già ci ha accompagnato questa mattina in una bellissima cerimonia per organizzata dalle associazioni DARPA con i ragazzi della scuola Severi, in cui abbiamo visto il lavoro fatto in un anno intero con un libro meraviglioso nei primi 100 anni. Oggi invece siamo qui di fronte a questo tradizionale capasone, la nostra capsula del tempo. Abbiamo voluto fin dall'inizio dell'anno scorso, quando abbiamo insieme a tutte le associazioni cominciato a pensare a quelli che potevano essere gli eventi per celebrare dignitosamente e orgogliosamente questa giornata, e ci è venuto in mente appunto di fare una capsula del tempo. Una capsula del tempo dove raccogliere tutti i ricordi, tutte le cose più importanti della nostra comunità dopo 100 anni, in questi 100 anni, e lasciarli poi dentro questa capsula e chiuderla ermeticamente affinché poi fra 50 anni i cristianesi del 2069 la apriranno e scopriranno quella che era la comunità oggi. Una comunità straordinaria che mi onoro di rappresentare, cerco di farlo al meglio insieme a tutti i nostri amici dell'amministrazione e delle nostre forze, con la nostra massima volontà. È una comunità che però, come ho sempre detto, ha la ricchezza maggiore proprio nelle componenti delle sue associazioni, nelle componenti delle sue associazioni parrocchiali, delle comunità sportive, delle comunità scolastiche. Una ricchezza che dobbiamo tenerci stretta, perché è quello che fa davvero forte la nostra comunità. E chiunque poi passi dall'amministrazione, la forza di questa comunità siete voi. E l'associazione è soprattutto quello che trasmettiamo e trasmettete come associazionismo, come veramente valori positivi alle nuove generazioni. Quelle radici che poi tengono stretti i nostri ragazzi al nostro paesello, come lo amava chiamare il primo tra i primi cittadini, il nostro Pasquale Mancini. Quindi adesso, prima di tagliare il nastro di questa capsula del tempo, che poi vi ricordo rimarrà per un anno intero fino al 14 novembre del 2020 presso la nostra biblioteca, poi la chiuderemo ermeticamente, non si aprirà più fino al 2069, sarà riaperta al 150° anno dell'autonomia di Crispiana. E però in questo anno chiunque abbia un'idea, un messaggio da lasciare in questa capsula del tempo, un ricordo, una fotografia, un'immagine, un pensiero, una poesia, un libro, qualcosa che possa segnare il nostro tempo e raccontare questi primi 100 anni, potrà farlo andando in biblioteca e lasciare dentro la capsula del tempo di Crispiano questo ricordo. E poi stasera avremo modo di festeggiare grazie a un regalo che ci ha voluto fare un'altra nostra concittadina, Tonio Cifrone, tenore soprano lirico, insieme al maestro Paolo Cuccaro, ci ha regalato un bellissimo concerto. Durante questa serata a teatro ci saranno anche delle belle sorprese. Non possiamo purtroppo entrarci tutti quanti in teatro perché sono solo 210 posti, allora ci siamo attrezzati per mettere anche uno schermo all'esterno del teatro, in Piazzetta Casavola, dove anche grazie alla Prolota e ad altri amici di associazione avremo modo anche di offrire alla fine un piccolo rinfresco a base, magari ci cominciamo a sentire un pochino di aria natalizia, ci faranno due pettole e qualche altra cosa, altra prelibatezza della nostra Crispiana. E ancora, sempre alla fine del concerto, volevo ringraziare fin da adesso i ragazzi dell'Istituto Alberghiero El Samorante, che hanno preparato una bellissima torta. Un'altra torta hanno già festeggiato i ragazzi della scuola Mancini questa mattina, e stasera taglieremo alla fine delle celebrazioni questa torta che festeggia i nostri 100 anni. È solo un pretesto per stare insieme, un momento importante da celebrare e da ricordare. Però sono questi momenti che cementano, secondo me, le comunità e fanno in modo che con questi momenti si comprende quali sono i valori fondanti di una comunità. E io credo davvero che noi possiamo essere orgogliosi dei nostri valori e dei nostri principi, che ci portiamo nel nostro cuore e ci portiamo in ogni azione che facciamo per questa comunità, ognuno di noi.
Grazie davvero a tutti quanti voi e auguri cristiani. Solo per benedire anche questo che è il simbolo di questo centenario che noi appenderemo intorno al capasone, un disegno scelto, fatto da uno dei nostri studenti di Crispiano, che rappresenta, in cui è rappresentata la torre, l'ulivo, il simbolo della nostra terra, e il tricolore intorno al ramo, al tronco dell'ulivo. Quindi una benedizione per questo simbolo che noi metteremo intorno al capasone. Una cerimonia suggestiva, quella della benedizione del capasone, questo capasone che raccoglierà per un anno le riflessioni, le memorie, i doni, diciamo, doni ovviamente a livello di pensiero, di scritti, ma anche di immagini, di fotografie della comunità crispianese. Questo capasone verrà poi tra un anno esatto sigillato e tra 50 anni riaperto, affinché le nuove generazioni, la Crispiano appunto che 2069 stavo facendo i conti, possa riflettere appunto su quello che avveniva 50 anni prima. Sindaco, un momento, io dico, lirico, poetico. Beh sì, un bel momento, e io ringrazio Don Pierino Fragnelli che ha voluto essere fortemente con noi e tutta la comunità che ha partecipato, le associazioni, la comunità della via 14 novembre che ha addobbato questa via in maniera straordinaria e davvero tutte le associazioni che hanno voluto partecipare. È stato un momento di comunità, sono quei momenti che bisogna fotografare nel proprio cuore per fare in modo che queste sensazioni positive ce le portiamo sempre con noi e ce le ricordiamo soprattutto nei momenti difficili, quando essere comunità serve, è importante, può fare la differenza. Monsignor Fragnelli, lei nel suo intervento ha fatto riferimento alle 7T. Beh, questa del capasone può essere la T, anzi è la T della tradizione. Esatto, sì, la tradizione, perché contiene davvero, no? Tante cose che abbiamo ricevuto da ragazzo, io, ma ognuno di noi, proprio in questo territorio, da queste famiglie, fatto di amore alla terra, di amore alla casa, al tetto di casa, fatto di una, direi, capacità di apertura e nello stesso tempo di tenuta sulle radici. Il mio augurio è che io vorrei dire alle generazioni del 2069 che gli abbiamo voluto bene, che gli chiediamo perdono perché non abbiamo amato fino in fondo l'ambiente, la natura, l'abbiamo anche deturpato, l'abbiamo rovinato. Abbiamo bisogno di loro perché possano correggere i nostri errori, ma nello stesso tempo faccio gli auguri perché loro sicuramente sono quel dono di Dio che continua il sogno della vita e il servizio alle generazioni future. Monsignore, il suo legame alla terra di Crispiano, i suoi ricordi dell'infanzia che ora si riverberano quasi in questo momento, un flashback di sensazioni, un, come dire, un passare, un far così, come dire, riprodurre la pellicola dei ricordi.
Beh, io nello scrigno dei ricordi metterei tutte le persone che mi hanno dato la vita fisica, le persone che mi hanno dato la vita culturale, che mi hanno dato la vita spirituale e tutte le persone che mi hanno dato anche quel senso della vita universale, quella proiezione verso il mondo intero che mi fa dire come davvero avere la gioia di nascere e di vivere è una gioia straordinaria nella quale sperimenti la bellezza, la forza e anche la fragilità dell'essere umano, creatura di Dio, chiamato a una comunione che non finisce. Loredana Perrini, presidente del Consiglio Comunale di Crispiano, crispianese doc. Una serata all'insegna della tradizione, all'insegna dei ricordi, all'insegna della, passatemi questo neologismo, crispianesità. Sì, beh, senta, è comunque una bella emozione stare qui e vivere con tutti loro questo grande momento per Crispiano. Io sono nata a Crispiano e ho proprio dei ricordi legati al mio paese, gli odori, i sapori, tutto ciò che fa parte del territorio. E siamo felicissimi che siamo tutti qui stasera, c'è una grande festa, c'è una bella sinergia con tutte le varie associazioni e spero insomma che questa cosa possa rimanere nella memoria di ognuno di noi. Aurora Bagnalasta, assessore del Comune di Crispiano alla cultura, ai servizi sociali e alle pari opportunità. Le sensazioni di questa sera, qui si fa cultura. Cultura uguale tradizioni. Assolutamente, le emozioni sono grandi, sono tante e io, figlia di crispianese doc, trapiantata a 12 anni in questo territorio, le vivo perché Crispiano lo sento anche mio. Qui io ho vissuto la mia infanzia, ho vissuto la mia adolescenza e quindi sono a tutti gli effetti crispianese e ogni crispianese oggi si sente coinvolto in quella che è la festa del paese. Quindi grandi emozioni per tutti, anche per me. Ho al mio fianco Giovanni Maggi. Se noi abbiamo questo capassone qui, lo dobbiamo alla sua famiglia che ha amorevolmente donato a Crispiano il capassone stesso. Un simbolo dell'artigianato locale, ma un simbolo delle tradizioni, delle origini, delle radici di chi è crispianese. Perché oggi in qualsiasi famiglia c'è questo capasone, ce l'abbiamo conservati nelle cantine perché se le esponiamo avvengono questi furti. Però ogni volta che ci troviamo vicino a un capasone, magari anche con i nostri genitori o con i nostri nonni a chi ha la fortuna, si iniziano a raccontare tutte le storie di questo capasone. E noi abbiamo deciso, io ho deciso di donarlo alla comunità grazie anche ai miei genitori, proprio perché questi capasoni potessero parlare. In questo caso parleranno tra 50 anni di quello che oggi sta succedendo. Rosa Laddomada, insegnante della scuola elementare Mancini. Beh, avete seguito i ragazzi, i piccoli allievi in un percorso di avvicinamento a questo centenario. Com'è andata? È molto bene, è stato molto interessante, i bambini hanno seguito con entusiasmo, logicamente è un percorso che a vari livelli intende far perseguire ai bambini il percorso di riscoperta, di ricostruzione della storia del nostro paese, che poi anche la storia di molte famiglie, perché il nostro paese è ancora molto radicato, ci sono tante famiglie che abitano qui da molte generazioni e quindi è vivo ancora per poco. Il dialetto e le varie ricorrenze vengono vissute in maniera molto, molto sentita. Questa in particolare, il centenario, ha visto tutta la compagine scolastica partecipare, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, anche perché c'è stata un'iniziativa che si è conclusa qualche giorno fa, è stato indetto un concorso per costruire il logo del centenario
E quindi sono state numerosissimi i disegni, le illustrazioni che i bambini hanno realizzato, e poi che una di queste è stata scelta appunto per rappresentare per tutto l'anno le manifestazioni del centenario. Tantissime sono le iniziative che le varie scuole hanno portato avanti, e oggi abbiamo festeggiato come se fosse il compleanno di un nostro compagno di scuola, abbiamo festeggiato la nostra Crispiano con una torta gigantesca. I bambini hanno cantato gli auguri, hanno applaudito il loro paese appunto come un compagno di viaggio. Ed ora, presso la chiesa madre, la chiesa Madonna della Neve, la solenne cerimonia religiosa, celebrazione religiosa per il centenario. Sapere che noi siamo i tralci, quella vite che è Gesù Cristo stesso, che gli dice: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Mi auguro che Cristiano abbia sempre bene del comune e il bene della nostra terra di Puglia, dell'Italia, del mondo intero. Siamo andati a Gesù Cristo. Ed è quella la nostra più grande ricchezza.
ed è su quella ricchezza che oggi noi dobbiamo riflettere, dobbiamo essere capaci di trasmetterla, farne tesoro, trasmetterla alle generazioni future. È un patrimonio di cui dobbiamo essere orgogliosi e con orgoglio dobbiamo conservarlo e donarlo alle prossime generazioni perché ne facciano tesoro e perché possano portare al nostro territorio, alle nostre famiglie, ai nostri cari, ai nostri amici, questa ricchezza e conservarla sempre con gelosia, perché abbiamo davvero davanti tante sfide complicate, difficili, come diceva Don Pirino, oggi sicuramente è molto più complesso essere uomo delle istituzioni e rappresentare una comunità, ma è anche una sfida grande, una grande opportunità per comprendere come poter trovare le soluzioni per il futuro. E noi da questo patrimonio dobbiamo far tesoro per fare in modo che le sfide future le affrontiamo sempre tutti insieme, perché tutti insieme abbiamo una forza incredibile, e per lasciare a questa nostra famiglia, grande famiglia di Crispiano, una fiducia sul futuro e soprattutto una fiducia da trasmettere ai nostri giovani, che vadano anche, siano cittadini del mondo, ma si ricordino le loro radici. Noi dobbiamo lasciare radici profonde e questa riflessione sul centenario ha avuto questa forza e questa capacità grazie a tutti quanti noi, ma dobbiamo anche essere orgogliosi di dare a questi ragazzi le ali per poter volare nella loro vita e rappresentare con la forza delle loro origini, ottenere tutto quello che desiderano dalla loro stupenda e futura vita. Grazie e auguri cristiani. E dal termine della cerimonia religiosa, qui sul piazzale, l'esibizione della fanfara dei bersaglieri. Così l'amore non si può far.
Certo, partecipano anche alcuni degli ex sindaci. Ho al mio fianco Egidio Ippolito. Allora, io dico sindaco perché per me chi è stato sindaco rimane sindaco a vita. Poi ovviamente ci sono le varie successioni ed evoluzioni politico-amministrative. Crispiano compie 100 anni, il suo pensiero. Lei è stato anche, oltre che sindaco, presidente della Proloco e quindi ha un legame forte con questo territorio. Come si è evoluta la storia di Crispiano e cosa si aspetta per il futuro? Prima di tutto grazie dottor Abate, grazie sempre per la tua grande opportunità di far parlare il territorio, perché lo fai con grande pregio. Bontà sua. E fai parlare tutti quanti, la cosa più bella. Devo dire che stamattina proprio abbiamo fatto un intervento importante dove i ragazzi delle medie hanno presentato un libro e hanno raccontato delle eccellenze crispianesi che sono andate fuori, insomma, che si sono espresse in un modo diverso da quello di Crispiano. E io nel mio intervento ho dovuto ringraziare invece le eccellenze che hanno avuto la forza di continuare a lottare a Crispiano, perché lo sanno tutti quanti, ci sono tante delle belle persone che hanno lavorato in silenzio per Crispiano e hanno fatto vivere momenti d'oro a una città che era nell'anonimato più assoluto, anzi in molti momenti è stato un po' un pregio anche per la provincia, per le iniziative che si sono inventate e poi portate in giro. Quello è un pezzo di storia anche dei 100 anni di Crispiano. Saluto e un augurio di continuare a conservare l'orgoglio della propria storia. Avete fatto un percorso bellissimo,
avete fatto, diciamo, questa manifestazione per celebrare i 100 anni di autonomia e penso che dobbiate proseguire a riconoscere le vostre origini e a esaltare le vostre peculiarità. L'augurio è di continuare a perpetuare le proprie radici, a conservare la propria storia, ad esaltare le proprie eccellenze. Buon anniversario. Grazie. È il turno di un altro ex sindaco, sindaco per un decennio, la Domada. Beh, le sensazioni di questa sera, 100 anni, sicuramente i ricordi della fanciullezza, della giovinezza, i ricordi da sindaco, una vita sempre legata a questa comunità. Credo che sia una bella occasione per festeggiare il compleanno di Crispiano. 100 anni sono molti, ma sono pochi per un comune che ha raggiunto l'autonomia dopo, diciamo, 100 anni con grandi sforzi, grandi impegni, con testimoni di diversi sindaci, consiglieri, assessori. Credo che sia un bel giorno per Crispiano e approfitto per fare gli auguri a Crispiano e a tutti i crispianesi che risiedono e che sono sparsi nel mondo. Dopo aver ascoltato le parole del prefetto in sede, il prefetto in pensione non fa altro che dire grazie mio territorio, grazie miei concittadini, grazie perché in questa terra io ho ricevuto quel patrimonio che mi ha guidato lungo tutti gli anni del mio percorso professionale. Grazie a tutti, faccio a tutti voi gli auguri per questa occasione. Volevo dire che sono nato in un comune ai miei tempi, quando sono nato, di 7.500 abitanti, ora di 10.000, quindi siamo un piccolo comune. E so quindi quanto si senta forte l'attaccamento alla propria comunità, alle persone che la vivono. Un crispianese, doc, il consigliere regionale Renato Perrini. Il suo pensiero questa sera? Beh, sono emozionato che oggi il mio paese compie 100 anni. Diciamo un paese dove io sono nato, sono cresciuto, dove qua c'è la mia famiglia, dove qua mi rilasso perché si vive bene e c'è tanta bella gente. La giornata di oggi io la voglio dedicare agli amici dell'Elva, ai dipendenti, alle imprese e a tutto il nostro territorio che è un momento di difficoltà e insieme dobbiamo cercare di ripartire. Oggi fa 100 anni il mio paese e do gli auguri a tutti i cittadini di Crispiano e all'amministrazione. Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco per averci dato questo spazio, questa sera a tutta l'amministrazione comunale, in particolare Valentina Mastronunzi che ancora non ho avuto il piacere di conoscere. Per me è una grande emozione stare qui da crispianese e soprattutto da figlia del professor Bello. Mi è sembrato doveroso da parte mia continuare il lavoro di mio padre perché non poteva passare così nel nulla, doveva rimanere. Pensando anche all'omelia che ha fatto Don Pierino Fragnelli stasera sulla stabilità della parola di Dio, ho pensato anche a questa cosa, al fatto che è importante che ci sia una stabilità, una sede, un luogo fisico dove poter ricordare mio padre, poter conservare tutti i suoi libri, i suoi studi, anni di ricerca, di passione, di amore per questo paese, per questo territorio, per tutti noi, per i ragazzi soprattutto.
E oltre ad essere una grande cantante, il maestro Antonia Cifrò è anche docente presso l'Istituto Paisiello di Taranto, dove mette la sua arte alla mercé degli alunni, e lo fa con una grande devozione, nonostante lei continui a cantare, ad essere impegnata nella carriera concertistica. Io vorrei accoglierla come si deve, con un grande applauso. A voi il soprano Antonia Cifrò. Sindaco Antonio Magazzino, sindaco appunto nel periodo 1992-1994, nonché 10 anni vice sindaco con l'amministrazione La Domada. Le sue sensazioni, i suoi ricordi da cittadino, da amministratore, un po' la domanda che sto facendo un po' a tutti i soggetti che hanno ricoperto incarichi istituzionali, cercando così di unire le due dimensioni, quella diciamo privatistica come appartenenza a Crispiano e quella amministrativa. La cosa più bella che voglio rimarcare è l'entusiasmo ancora una volta che ci hanno dato i ragazzi della scuola media questa mattina, che hanno fatto un lavoro di recupero del nostro territorio molto importante, territorio che noi abbiamo visto crescere in questi anni. Devo sottolineare che la nostra società è stata sempre attenta alla partecipazione della scuola, che io ho ritenuto essere un veicolo molto importante di crescita, non solo culturale, ma anche nella struttura della stessa società. E mi piace ricordare tutto quello che è avvenuto nel nostro territorio, che pazientemente è stato costruito dai vari amministratori che si sono succeduti nella nostra Crispiano. È molto bello ricordare soprattutto le origini del nostro paese. Credo che questa sera noi riprenderemo questo discorso, perché Crispiano nasce da una società completamente agricola. Siamo nel 1919, l'anno in cui è stata data l'autonomia al nostro comune, e prevalentemente ci si viveva dalla campagna. Questo è stato un discorso che anche i ragazzi hanno recuperato in questa ricerca che è stata fatta. Io credo che noi dobbiamo lasciare una testimonianza, per esempio istituendo nel nostro comune un museo della civiltà contadina. Oh!
Secondo me le cose dobbiamo fondere. Stamattina proprio mi è venuta un'idea, no? Che voglio proporre. Il centenario non può essere il punto d'arrivo, il compleanno del nostro comune. Deve essere sì questa, molto importante, ma deve essere anche la ripartenza per proporre la costituzione al cristiano di un museo della città contadina. Poi nel corso degli anni 70 noi ci siamo riciclati, siamo diventati metalmeccanici, ma la nostra origine, l'origine di Crispiano, si fonda sul lavoro dei campi. Gli assessori, Angelo Fragnella, Aurora Bagnalassi, il Presidente del Consiglio, Valentina Mastronuzzi, Deborah Lisi, che ha preparato quel logo, ridigitalizzato quel logo fatto da uno studente di Crispiano. E permettetemi un altro ringraziamento a mia moglie e alla mia famiglia per la pazienza e per il tanto tempo che mi tiene lontano dai miei figli e che in questa avventura straordinaria e questo onore grandissimo di poter servire questo paese, e devo chiedere scusa perché tante volte manco ai miei doveri, perché per chi sta nelle istituzioni sa che molto spesso ci si dedica anche, si butta il cuore oltre l'ostacolo e si dedica tanto tempo e ci si perde di vista. Questo paese e davvero fossimo orgogliosi fino in fondo, ma non saremmo secondi a nessuno, come già so che non siamo secondi a nessuno. Dobbiamo solo ritrovare, come ho sempre detto, quell'unità che ci farebbe davvero spaccare le montagne, tutti insieme, un passo alla volta. Questo paese non solo può risalire la china, ma può diventare ancora più di quello che è stato in passato. E accolgo la proposta di Antonio come l'idea di poter partire dal centenario come un momento sì di arrivo per riflettere su quello che siamo, per riflettere sul tesoro, la ricchezza che abbiamo nel nostro paese e per ripartire con l'orgoglio di poter davvero rappresentare un futuro straordinario non tanto per noi ma per le nuove generazioni e per quello che noi ogni giorno dobbiamo impegnarci a tenere in alto questo paese. E concludendo, la vicinanza stasera di tante persone che lavorano quotidianamente per il nostro territorio per me è un grande regalo e volevo ringraziare il prefetto, il questore. Tutta tutta giusta e bene fatta, pagia canoa e un'ora alla gravata. San Pietro in persona lo sta aspetta. Non mi facete fa brutta fiore, portata dallo spetta. Come d'attesa, come avete saputo, Arcangelo, pur in tuo paradiso, fece un bagno d'oro. S'ha fatto un giro, e l'ha chiesto tutti in però. Però, nessuno di loro s'aspettava sta chiamata. E mo, sono tutti, non ti preoccupare, la mannetta chiamata San Pietro. Subito, prima dell'orario, arrivano Vitantonio Luccarella e Peppino Cesaria e qualche lacrima da luce che era in terra quando si raccordano che le timbre da guerra. Poi si sente forte una voce da fuori. A bella bella si arriva un dottore. Un saluto. Buonasera, certo. Ma tu, usai San Pietro, c'è cosa da serve? Ma non sa c'è niente, gli ha risposto.
sarà che ne vuole fare qualche proposta. Ma intanto sta facile a Ritarez, madre cottura, tecnica ciabellezza. Ma c'è successo, ma perché non mi chiama io? Stai tu ormai, e quello ti amo d'arcancio, ma non ce l'hai. Quindi, ma c'è chi è tutto sta muovendo? Dove poi va? Di sta minza a chiazza? Ha detto Ravanna Ravanna Peppino Ciaguazza. Ehi, ma facciamo sempre la tua spianese, ha ricordato che non stiamo in paradiso. Peppi, ma fa così, viene do, sento. Ma tu che sei tutta cosa, da sta riunione non sei niente. E mentre che sa prego una cosa la diceva lui. Inutile dire che abbiamo passato veramente una serata fantastica, che non poteva essere altrimenti con questa, la voce straordinaria della nostra Antonia Cifrone, a cui fare davvero un grande altro applauso insieme al maestro Cuccaro, che ci ha deliziato con il tocco magico delle note su questo pianoforte. Io preferisco cantare che parlare. Comunque certamente sono orgogliosa di far parte, insomma, di essere crispianese, quindi 100 anni è un orgoglio. Ora ci dovrebbe essere, ecco, un premio che vorrei che Aurora Bagnalassa consegnasse a Antonia Cifrone, che è un bellissimo, facciamolo vedere. Ed è il simbolo del centenario con... Esatto, perché il logo sempre fatto da una nostra alunna, anche per il maestro Cuccaro e naturalmente per il nostro Michele Vinci. La sorpresa però è che queste targhe noi ne abbiamo anche fatte un po' di più, però vogliamo lasciare questo ricordo anche al prefetto, al signor questore e al nostro Francesco Tagliente, che se salgono qui così gliele consegniamo. Al nostro prefetto, una serata magnifica, no? Signor prefetto? Grazie, grazie. È un regalo che vorremmo che appunto lei tenesse con sé nella sua stanza. Thank you.
lo metterò sicuramente nel mio studio per ricordare questa bella serata trascorsa con voi. Grazie. Ancora grazie a lei della presenza. Se consegna, presidente, a Francesco Tagliente, lo facciamo premiare dalla nostra presidente del Consiglio, Loredana Perrini, questa targa bellissima, mentre Piero Liuzzi consegna la targa al nostro questore Giuseppe Bellassai, che conferma il suo motto: esserci sempre. C'è stato anche qui stasera, tutta la serata con noi, ed è veramente un grande piacere, un grande onore per noi. Ecco, Angelo vi lascia anche un bellissimo pensiero, che è il libro Il Crispiano, i miei primi 100 anni, questo libro fatto appunto dai ragazzi della Severi, il valore dell'appartenenza dei giovani di oggi a 100 anni dall'autonomia del comune di Crispiano. Quindi per me oggi è stato un piacere che ci avete invitato, e noi siamo contenti di aver suonato per voi, per Crispiano, e ci siamo sentiti come in famiglia. Quindi grazie di tutto e auguri per questi 100 anni. E Angelo mi ricorda che c'è una targa anche naturalmente per Angela. Grazie. Mentre Francesco dà un bellissimo mazzo di fiori, era una promessa che aveva già fatto, dalla famiglia Bruno per il signor prefetto. Grazie Francesco. Angela, una bellissima targa anche per te. Vi lascio con un pensiero per due persone, che proprio perché poi noi amministratori passiamo, ma chi ha costruito 100 anni del Comune di Crispiano sono i dipendenti e i dirigenti del Comune di Crispiano. E allora vi voglio lasciare stasera, pensando ai 100 anni, anche pensando a due persone che non ci sono più, che sono Tommaso Cervo e Franco Santoro, a cui dedichiamo un grande e caloroso applauso, perché poi sono loro che costruiscono il nostro futuro. Grazie a Anna Mancini per la splendida collaborazione per questa serata. Al maestro Paolo Cuccaro i complimenti più vivi. Il suo virtuosismo ha riempito davvero di emozioni i 100 anni di Crispiano. Le sue sensazioni? Le mie sensazioni sono comunque sempre splendide ogni volta che sono qui in questo bellissimo, piccolo e accogliente teatro di Crispiano. Avendo avuto anche origini crispianesi, io ho suonato già varie volte in questa bomboniera dall'acustica meravigliosa, e credo proprio che al pubblico l'emozione, non solo il virtuosismo ma anche le emozioni dei colori e delle note che abbiamo regalato al pubblico di Crispiano siano arrivate dritti al cuore. Antonia Cifrone, dietro i suoi acuti c'era e c'è un cuore crispianese che pulsa forte, un'emozione forte, quella appunto di celebrare i 100 anni da crispianese con le sue arcinote doti vocali. Beh, sono orgogliosa di esserci stata, era un doveroso omaggio al mio paese. Io ci vivo, ci sono nata e... Un'emozione forte. Una grande emozione, perché il tuo pubblico è chiaramente la prova più grande. In effetti ero molto emozionata, più che cantare nei grandi teatri, in tutto il mondo, ma l'emozione che ho vissuto stasera qui... Sapore di casa. Era diverso, sì, molto. Complimenti. Grazie mille, grazie. Tanti, tanti auguri Crispiano. Adesso c'è la Proloco fuori e il taglio della torta l'è regalata al Comune di Crispiano dai ragazzi dell'Elsa Morante. Grazie a tutti per questa splendida serata. E allora, Sindaco, dopo questo splendido gran concerto, il momento così conviviale, le buone pettole, il vino e soprattutto una torta davvero gustosissima. Sono testimone vivente della qualità
culinaria, gastronomica, enogastronomica. Allora, ora al di là delle battute, un bilancio sulla serata. Beh, sulla torta non avevo dubbi, grazie, dato che è stata fatta dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero e Samorante, che è con una crema pasticcera favolosa. Meravigliosa. Ma anche il vino degli amici da sempre, oppure le pettole della Proloco. Abbiamo voluto anche fare questo tipo di rinfresco dopo per testimoniare tutto quello che in coerenza con tutto quello che abbiamo fatto in quest'anno, cioè quello di coinvolgere, di chiamare a raccolta la ricchezza, la vera ricchezza di questa comunità che è il mondo associativo, le associazioni intorno alle religiose, le associazioni civili, le associazioni culturali, è la vera ricchezza di questa comunità. E stasera ho detto una cosa, Luigi, che credo fortemente. Crispiano ha bisogno di ritrovare l'orgoglio, un orgoglio che può avere veramente al 100% perché ha delle eccellenze in tutti i campi. Se ritrova questo orgoglio, Crispiano non è secondo a nessuno, e se si lavora insieme non siamo veramente secondi a nessuno. Sindaco, avanti così, ci rivedremo tra 100 anni. Diciamo che fra 100 anni no, un po' troppo, però diciamo anche prima. Diciamo che lavoriamo perché chi verrà fra 100 anni riconosca il lavoro che abbiamo fatto come un lavoro importante per far rinascere questa comunità. Buon compleanno Crispiano. Auguri Crispiano. Beh, possiamo fare il brindisi allora? A Crispiano i nostri 100 anni, quelli passati per ricordarci chi siamo e quelli futuri per scommettere sui nostri ragazzi e su un futuro sicuramente più grande, più luminoso, perché ce lo meritiamo e abbiamo tutte le carte in regola per averlo. Auguri Crispiano, augurissimi!